Benvenuti a tutti. Nel video di oggi parliamo di ansia notturna. Io sono il dottor Andrea Tomassetti, sono uno psicologo specialista di disturbi d'ansia. Mi occupo da quelli che sono attacchi di panico, all'ansia sociale, dal DOC all'ansia generalizzata. Nel video di oggi parliamo per l'appunto di ansia notturna. Allora, la prima cosa che dobbiamo chiederci è: la mia ansia ha un oggetto di riferimento? È rivolta verso qualcosa? Questa è la prima cosa da capire. Quindi c'è qualcosa che la sera mi preoccupa? Qualcosa che io devo fare il giorno dopo? Qualcosa che succede la sera? Qualche attività che devo affrontare? Un esame, una riunione con i colleghi, una presentazione di lavoro, un discorso in pubblico? C'è qualcosa che la sera io posso dedicargli più tempo e più pensieri che mi spaventa? Perché se c'è un oggetto di questo tipo, allora posso prepararmi attraverso il problem solving nel modo migliore possibile per affrontare tale situazione. Oppure c'è un altro oggetto, per esempio, che mi spaventa, che come può essere il sonno? Ho timore di mettermi a letto? Ho timore a non dormire? Ho timore di allungarmi sul letto e che la mia mente sia affollata da pensieri, sentire il mio corpo in agitazione, dunque non prendere sonno, è questa la mia fonte di paura? Se io ti dicessi: se non dormo, significa che, completa questa frase, che cosa ti dice la tua mente? Se non dormo, poi succederà che, ecco, vedi, la tua mente in automatico produrrà delle conseguenze. Se non dormo, domani non potrò affrontare la giornata lavorativa nel modo corretto, sarò stanco al lavoro, sbaglierò, verrò richiamato dal capo. Ecco, quindi c'è una preoccupazione nel andare a letto. Quindi inizio ad avere ansia la sera proprio perché temo il momento in cui mi metterò a letto. E come fare in questo caso se questa è la mia fonte di paura e di preoccupazione? L'ho già spiegato nel video sull'insonnia, che puoi riandare a prendere e vederlo ancora più nello specifico, però fondamentalmente il concetto è che devo un attimino capire questa cosa, capire che rimango sveglio proprio per quei pensieri relativi alla paura di non essere in grado di affrontare la giornata. Quindi nel momento in cui io ripeto a me stesso, indipendentemente da come andrà oggi, indipendentemente se domani sarò uno straccio, farò tutto quello che devo fare nella migliore condizione possibile, in quella condizione specifica, nel miglior modo possibile. Quindi non sarò al 100%, farò le cose all'80%, al 70%, ma le farò, non mi tirerò indietro. Ecco, quindi se c'è questa consapevolezza che nonostante il fatto che io non sarò al 100%, comunque farò quelle cose, non scapperò, non eviterò, allora non mi preoccuperò per il fatto che io non possa dormire questa notte. Perché quello che mi tiene sveglio è proprio la preoccupazione del fatto che se non dormo mi succederà qualcosa, se non dormo starò male, se non dormo sarò inefficace sul lavoro. Questo mi tiene sveglio. Ma nel momento in cui io non temo queste conseguenze, perché indipendentemente dal fatto se starò bene o starò male, farò quello che devo fare, che voglio fare, allora non sarà più un problema questo tipo di pensieri, non saranno più un problema. Quindi la prima cosa è capire questo aspetto qui. La seconda cosa è togliere energia, focus dai propri pensieri, dalle parole della propria mente e spostarla sul corpo. Quindi nel momento in cui io mi metto a letto, focalizzo la mia attenzione sul corpo. Sentirò la mia mente parlare e io presterò attenzione al mio corpo, al mio respiro e alle sensazioni che sto vivendo proprio nel qui ed ora, e lascerò andare. Respiro dopo respiro. Dunque ti dicevo, sposta la tua attenzione dalla tua mente, dalle sue parole, al corpo, perché il corpo ti radica nel qui ed ora, è come la tua ancora se tu fossi una nave nell'acqua. Il tuo corpo ti ancora nel qui ed ora, ti permette di stare nel qui ed ora. Mentre la tua mente vuole andare nel futuro, nel passato,
Concentrarti sul corpo, concentrarti sul respiro, ti permetterà di vivere il momento presente. Questo a un certo punto ti porterà con naturalezza a prendere sonno. Ecco, questa è la prima parte, dunque capire se c'è un oggetto temuto oppure se non c'è un oggetto temuto. In questo secondo caso, per esempio, mi potresti dire: dottore, dottore, io faccio le cose normalmente nella mia giornata, sono relativamente tranquilla o tranquillo e arrivo la sera e mi sento in ansia, vado in agitazione, mi sento preoccupato, sento il mio corpo, il cuore che mi batte forte, non mi sento tranquillo, mi sento attivato. Questa seconda possibilità è dovuta al fatto che magari durante la tua giornata hai esercitato un enorme controllo sull'ambiente esterno. Quindi chiediti se hai cercato con tutto te stesso, tutta te stessa, di controllare quello che ti capitava durante la giornata. Se hai esercitato un controllo per far sì che tutto fosse nel posto giusto, nel momento giusto, fosse tutto preciso, se sei stato molto meticoloso, non vuoi accettare nessun imprevisto, vuoi che le cose vadano così come le hai pensate, quindi eserciti molta energia per tenere tutte le cose della tua vita sotto controllo. Se questo è il caso, la sera, quando torni a casa, nel momento in cui puoi un attimino abbassare le difese, il corpo si concede di manifestare se stesso. Perché tu hai indirizzato tutta la tua energia mentale su controllare il mondo esterno. Non hai potuto neanche dare ascolto al tuo corpo per quante cose dovevi fare durante la giornata. E tornando a casa, abbassi un attimino le difese, il corpo si permette di manifestare se stesso, i suoi sintomi, la sua insofferenza, il suo stato di attivazione che è stato represso durante il giorno perché c'era altro di più importante da controllare. E in questo caso, appunto, il problema che tiene attivo questo meccanismo è proprio il problema del controllo, ovvero pensare che per la propria vita, per essere sicuri e tranquilli, si debba sempre controllare tutto, sia il mondo esterno, ma anche il mondo interno. E qui è da capire appunto che la mia agitazione, la mia attivazione è data da questa volontà di tenere tutto sotto controllo. Vedi? Questa è una vera e propria illusione, l'illusione del controllo. Io mi illudo del fatto che tanto più potrò controllare le cose nella mia vita, tanto più sarò sicuro, allora sarò sicuramente felice e starò sempre bene. Ma non è così. E specialmente per il mondo interno tu puoi controllare veramente poco. I tuoi pensieri, i tuoi ricordi, le tue sensazioni, le tue emozioni, hai davvero poco controllo su questi aspetti. E quindi concediti di essere più flessibile, più fluido, come l'acqua che si adatta ai canali che percorre. Ecco, non devi tenere tutto dentro dei paletti ben confinato, altrimenti la tua vita potrebbe prendere chissà quale direzione. No, puoi adattare te stesso o te stessa e vivere in base a quello che è la situazione, le cose che quella situazione ti richiede. Non c'è bisogno di prepararsi sempre tutto, di controllare sempre tutto. Quindi in questo caso è molto importante capire che il problema è il controllo, non è la soluzione controllare la propria vita, perché poi si arriva al punto in cui lascio andare un attimino, mi permetto di distendermi un po', di allentare le mie difese, il mio controllo e puff, il mio corpo, quella macchina mi mostra tutte le cose che avevo spinto lontano per tenere tutto sotto controllo nella mia vita. È l'unico momento in cui il corpo può manifestare se stesso e quindi ti senti in ansia molto probabilmente per questo motivo. Che cosa fare dunque, praticamente? Quando sei a casa la sera e ti senti in ansia, ti senti in agitazione, dedica del tempo a te stesso o te stessa, connettiti con quelli che sono i tuoi valori. Che cosa puoi fare a casa in quel momento che ti fa sentire di andare nella direzione in cui vuoi? Ci sono delle persone, c'è la tua famiglia, puoi dedicarti a loro, puoi dedicarti ai tuoi figli anche se non ti senti al 100%. Puoi giocare con il cane, puoi mostrare il tuo affetto al cane, puoi connetterti con i tuoi animali, puoi
puoi dipingere, leggere, puoi impiegare il tuo tempo facendo qualcosa che ti fa battere il cuore positivamente, non per i sintomi dell'ansia, qualcosa che ti fa sentire vivo o viva. Ecco, connettiti con quelli che sono i tuoi valori, indipendentemente da come ti senti. Prova a vivere nonostante ci siano delle sensazioni spiacevoli, perché anche lì, se provi a controllare quelle sensazioni, se stai ricadendo nello stesso meccanismo. Quindi fai altro, concediti di fare altro, nonostante non stai al 100%. Questa è una prima cosa. Un'altra cosa, altre cose che puoi fare sono imparare a respirare nel modo corretto per riequilibrare il tuo organismo, quindi una respirazione lenta e diaframmatica che permetta al tuo corpo di stare nel giusto stato di attivazione. Puoi utilizzare il rilassamento muscolare progressivo per distendere i tuoi muscoli, quindi attraverso esercizi di contrazione e rilasciamento, distendere il tuo corpo, percepire le sensazioni di relax che arrivano sul tuo corpo, imparare a stare a contatto con il tuo corpo, di cui molto poco ti prendi cura a causa di una vita frenetica. Puoi imparare a lasciare andare i pensieri, a non far sì che questi catturino tutta la tua energia attraverso la pratica della meditazione. Queste sono tutte cose che puoi fare la sera e che ti sono di enorme aiuto proprio per quell'ansia notturna. Vedi queste cose di cui ti ho parlato, quindi la respirazione lenta e diaframmatica, il rilassamento muscolare progressivo e la meditazione, spiego in dettaglio nel videocorso di Addio l'ansia, un videocorso appunto che ho rilasciato di oltre 2 ore ed 1 mese di esercizi pratici proprio per aiutarti nel muovere i tuoi primi passi al di fuori dell'ansia, far sì che l'ansia non sia più un problema e che tu possa riprendere in mano la tua vita e andare verso la direzione che per te è importante. Ecco, trovi questo videocorso ad un prezzo scontato, veramente accessibile a chiunque, nel link che ti lascio in descrizione e nel primo commento. Quindi leggi la pagina, vedi se è appunto questo il momento per concederti questo regalo e iniziare veramente a muovere i tuoi primi passi, uscire dall'ansia e vivere veramente e non piuttosto sopravvivere. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto appunto per capire quali sono i meccanismi dell'ansia notturna e cosa fare praticamente per non subire tutto il suo effetto. Io ti ringrazio, ti invito appunto ad iscriverti al canale così da poter rimanere aggiornato su quelle che sono tutte le novità relative appunto al mio lavoro con l'ansia, a rimanere aggiornato su tutte quelle tematiche proprio per come uscire dall'ansia. Io ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.